9 punti da amministrare, figli del successo dell'andata. La Molisana Magnolia Campobasso, questo gruppo junior di Serie B, ritrova l'arena e lo fa per andare a sfidare la Jeva Team Ragusa, compagine a matrice giovanile della Virtus Serena di A1, contro cui domenica scorsa si è imposta 64-53 al Palaminardi. Sul versante rosso-blu il gruppo potrà giovarsi di una rotazione in più di assoluto rilievo, come quella rappresentata da Blanca Quiñones, l'ala dell'Ecuador protagonista anche nella massima serie, sia durante la regular season che in particolare nei playoff. Per il rosso-blu si parte a un 9-0 di vantaggio, anche se per il tecnico di Otallevi occorrerà considerare di essere come sullo 0-0. Tuttavia, anche una sconfitta sotto le 9 lunghezze di scarto significherebbe passaggio del turno. Le campobassane però vogliono bissare il risultato dell'andata ed andare con due exploit all'interno del concentramento 2, dove andrebbero ad affrontare in semifinale le Giants Marghera, con, per la vincente, capolino poi sulla finalissima, che significherebbe la possibilità di accedere, in caso di successo nel doppio confronto, alla Serie A2 femminile.